e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing, un breve video unboxing dedicato a un prodotto che mi è appena arrivato. Si tratta di un prodotto della Severin, thriller horror, diciamo. Si tratta del film An Angel for Satan, pellicola diretta da Camillo Mastrocinque, uno dei pochi film horror thriller diretti da questo regista, con l'attrice Barbara Steele. Edizione che a sorpresa mi è arrivata anche con la Sleep, sono molto molto contento, e che adesso andiamo a spacchettare insieme e vediamo un po' nel dettaglio. Bene, quindi allora andiamo a spacchettare questo film di Camillo Mastrocinque, Un angelo per Satana, girato nel 1966. Edizione americana della Severin. E voilà. Edizione impreziosita anche dalla sovracopertina. E devo dire che non sempre arriva in perfette condizioni la sovracopertina, spesso e volentieri per quanto riguarda la Severin mi arriva ammaccata, come è successo con Mangiati Vivi. Invece qui, grazie al cielo, è in perfette condizioni, anche un buon cartone rispetto a quell'edizione del film di Lenzi. An Angel for Satan, ecco qua, con l'attrice protagonista Barbara Steele, pellicola appunto girata nel 66 in bianco e nero. Andiamo a togliere il disco Amarai, però prima guardiamoci per bene la sovracopertina. An Absolute Revelation, avviciniamoci un po'. Nel cast abbiamo anche Anthony Stephen, Ursula Davis, Aldo Berti, Maureen Melrose, Vasily Karamesinis, spero di averlo pronunciato bene, e Betty DeLon. Ora andiamo invece a guardare la Marai, però dobbiamo prima togliere questo adesivo classico della Severin. 1 e 2. Ecco qua, quindi abbiamo questo artwork differente rispetto alla sovracopertina. Giriamo un po', vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, innanzitutto devo dire che si tratta di un prodotto Region A, quindi non è visibile sui lettori europei, quindi a meno che non abbiate un lettore multiregione oppure una PlayStation modificata come il sottoscritto. Abbiamo però dei contenuti speciali, vediamo un po'. Allora, abbiamo un commento audio con l'attrice Barbara Steele e lo storico David Del Valle, ovviamente in lingua inglese. Poi abbiamo un altro commento audio con Kat Ellinger, autore di Daughters of Darkness. Poi abbiamo un'intervista con l'attore Vasily Karis dal titolo The Devil Statue, un extra in lingua italiana. Poi abbiamo Barbara and Her Force del 1967, che è un cortometraggio praticamente. Poi abbiamo il trailer e il trailer esteso. Avviciniamoci un po' così possiamo vedere anche le specifiche tecniche audio-video, quindi audio abbiamo inglese e italiano in mono. Apriamo un po' la Marai e quindi abbiamo il disco con questa serigrafia qui. Diamo un'occhiata anche se c'è la copertina reversibile. Niente, purtroppo non abbiamo cover alternativa. E niente, quindi questa è l'edizione di Un angelo per Satana. Se è ancora disponibile, io vi lascio il link in descrizione e lo lascerò anche sulla chat Telegram, dove io posto tutte le migliori promozioni. E detto questo, io vi ringrazio di aver seguito questo breve video unboxing di un prodotto che mi è appena arrivato, quindi non ho avuto neanche modo di visionarlo prima di fare l'unboxing, quindi è tutto fatto in maniera abbastanza veloce. Vi ringrazio nuovamente e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video. Ciao a tutti!